Storie di guerre, di emergenze, ma anche storie d'amore. Nessun racconto sarebbe completo senza una storia d'amore. Ci sono un paio di storie d'amore e c'è anche un triangolo amoroso. Quello di Lorenzo era un matrimonio combinato con Clarice Orsini per il bene della famiglia e di Firenze. Clarice Orsini fa parte della nobiltà romana? Sì. In realtà vorrebbe prendere i voti, ma la sua famiglia la convince a sposare uno della famiglia Medici. Per ricucire in qualche modo le maglie con il papato a Roma. Ci rivedremo. Appena possibile. E Lucrezia Donati è l'amante di Lorenzo de' Medici. Era sposato con Ardinghelli, quindi come tanti matrimoni dell'epoca era anche stato, anche il suo era stato un matrimonio combinato. Il rapporto tra Lucrezia e Lorenzo è un rapporto che forse va oltre un rapporto fisico, è più una figura di aiuto e anche di supporto per Lorenzo. Scusate, ho tardato. Mi puoi perdonare? È affascinante vedere come le donne dell'epoca lavorassero assolutamente nel background. E lavoravano tantissimo. Vivevano in una società molto patriarcale, quindi alle donne non era permesso di prendere parte attivamente alle decisioni politiche. Erano in realtà loro che poi muovevano politicamente le vie della storia. Potrei dire la storia d'amore forse più travolgente della serie è quella tra Bianca e Guglielmo. Abbiamo i nostri Romeo e Giulietta, cioè Guglielmo e Bianca. Saranno in realtà i Romeo e Giulietta di Firenze. Lei è una Medici e lui è un Pazzi. L'altra storia d'amore è quella tra Francesco Pazzi e Novella Foscari. Vediamo questa storia d'amore dal punto di vista dei pazzi. Francesco non è solo il cattivo, ha anche un lato piacevole. Noi lo racconteremo estremamente anche amico e inserito perfettamente nella famiglia dei Medici. Lorenzo e Francesco Pazzi sono cresciuti insieme. E non è una persona cattiva Francesco Pazzi. È chiaro che anche lui segue delle regole, le regole sono dettate da suo zio, che non è una persona semplicissima. Jacopo è sempre pronto a spargere veleno e a usare Francesco per raggiungere i suoi obiettivi. E così tutti questi rapporti si intrecciano, ma il grande amore è quello fra Simonetta e Giuliano. Oggi sveleremo il personaggio di Simonetta Vespucci, che diventerà la musa di Botticelli e l'oggetto del desiderio di Giuliano. Botticelli, finalmente! Messer Vespucci, lasciate che vi presenti Giuliano de' Medici. Giuliano scopre questo nuovo amore. Trova finalmente una ragione di vita in questa bellissima donna, Simonetta Vespucci, ma purtroppo è sposata. Simonetta Vespucci è la moglie di Marco Vespucci, che era un grande commerciante. Secondo i documenti storici è una delle donne più belle mai esistite. Ovviamente è un onore. E ho scoperto anche che siamo nate lo stesso giorno, il 28 gennaio. Credo quindi non sia una coincidenza. L'amore di Giuliano de' Medici per Simonetta è un amore travolgente, passionale, sentimentale. L'amore invece di Sandro Botticelli è un amore intellettuale, elevato, spirituale, artistico.